quella guerra aveva aperto gli occhi, e questo grazie al ruolo dei comunisti, a milioni e milioni di persone in tutta Europa, ma soprattutto in Russia grazie al partito bolscevico, sul significato economico e politico di quella guerra, che era una guerra imperialista, che c'era in corso una spartizione del mondo, un ridisegno degli interessi della borghesia a livello mondiale, e che quindi chi pagava il prezzo, chi andava a fare quella guerra, andavano a farla operai, contadini, no? Le parti povere per conto degli interessi dei grandi capitalisti. Questa cosa in Russia trova una chiarezza espositiva tale, grazie ai bolscevichi, che fa il partito bolscevico si incista proprio fortemente su quel tessuto. Ma parallelamente a questo, in Russia succede un altro fatto, che tutti coloro che proponevano una gradualità riformatrice di quella realtà, oppure una sostituzione dello zarismo in forme democratico-borghesi, avevano in comune con lo zarismo il fatto dell'adesione alla guerra, di voler continuare lo scontro militare, che il popolo russo non ne voleva sapere, perché aveva capito che cosa, il significato vero, diciamo, di quello scontro. Di conseguenza si sono bruciate anche tutte le proposte di tipo di stampo liberale socialdemocratico, perché avevano questa caratteristica, volevano sempre andare avanti a fare il conflitto. Bene, Lenin in questo modo capisce la portata di questa questione e brucia praticamente tutti questi soggetti davanti al processo rivoluzionario e vince questa battaglia. Perché tutti lì, i socialdemocratici, i liberali, i repubblicani, cioè tutta quella composizione borghese nelle sue variabili era stata identificata come un nemico. Bene, e così erano stati identificati però anche come nemici a livello internazionale gli americani, gli inglesi, i tedeschi e compagnia cantante. In Italia nel 1945 gli americani come venivano visti dalla popolazione italiana? Come un nemico. Gli inglesi venivano visti come un nemico, i francesi come, no, gli uomini di Gaulle come un nemico. No, si era ribaltata la situazione, erano i portatori di una libertà, certo, di una libertà particolare che va analizzata, no, e studiata, e per far capire che anche questa libertà democratico-borghese contiene i suoi elementi dittatoriali, ma veniva visto come un avanzamento rispetto a... e che i comunisti, che hanno lottato grazie alla capacità manovriera anche dei russi di far vedere i comunisti di essere elemento partecipe a questa grande battaglia di civiltà, perché è stata una battaglia di civiltà, questa cosa ha fatto vedere i comunisti come un elemento forte alla pari degli americani, però non erano un elemento immediatamente di contraddizione. E questa cosa l'ha giocata bene, no? Le forze dell'imperialismo, nel senso che hanno potuto collocarsi sul nostro territorio con questo tipo di valenza. Certamente, oggi dico, spiegare correttamente come funziona il meccanismo democratico borghese nei paesi occidentali, le libertà che ci hanno portato, no, queste truppe all'epoca, va spiegato con una capacità espositiva molto alta. Bisogna formare quadri capaci di far comprendere come funziona, che cosa? Il doppio Stato. La cosa che non si è mai, che hanno cominciato i comunisti con la questione della P2 e che cominciò Gramsci a sua volta e Lenin nei confronti dei comunisti francesi quando mandò il partito bolscevico allo scontro con questi compagni, perché non volevano dismettere quell'atteggiamento e quella commistione con un apparato borghese, che è la massoneria, che è il vero Stato nello Stato che guida la politica nei paesi occidentali. E questa analisi, questa acutezza si comincia ad avere in modo strutturato quando i compagni del Partito Comunista lavorano nelle commissioni, appunto, che si occupano di queste cose e scoprono le relazioni che esistono tra questa organizzazione e il sistema mafioso, tra questa organizzazione e gli apparati deviati dei servizi, di come funziona questa cosa nella selezione del personale politico nei partiti e quindi nelle istituzioni, e di come anche il personale della Camera, no, ad esempio del Senato, è composto in maggioranza da soggetti che appartengono a questa realtà, e quindi c'è un controllo totale della società, perché costoro poi hanno i loro uomini che selezionano
chi deve fare il direttore di un giornale, di una televisione e via cantando, addirittura grazie alla loro penetrazione si arriva al controllo delle stesse religioni, no? E compagnia. Allora, queste cose richiedevano una battaglia a tutto campo molto estesa, per far capire appunto questa cosa, come funziona questo elemento dittatoriale che avviene appunto col doppio Stato, con la creazione di questo apparato che lavora a tutto, tanto di diretto. Facciamo un esempio pisano qui, no? Facciamo un esempio, a Pisa ci sono 12 logge in una città di 88.000 abitanti, dico, c'è una sproporzione, no? È enorme, c'è una cittadina così piccola, c'ha un intervento ed è uscita sul Tirreno, è questa notizia un po' di anni fa, in cui si dice che questa cittadina così minuta, pensate in una città come Milano dove ce n'erano più di 60, pensate a Roma, cioè in totale in Italia ci sono centinaia e centinaia e centinaia, siamo sull'ordine delle 700 logge massoniche ufficiali, però nessuno sa esattamente dove sono collocate. Si sa che la Domus Mazziniana è una di queste centrali, si sa che esiste il Grande Oriente, a Livorno pure, no? Si sa che, però non si conosce ad esempio le varie logge dove sono collocate e non si sanno chi sono i massoni che si muovono nelle città e che posti occupano e compagnia. Pensate un attimino, uno come me, se domani va a finire in mano un medico dei loro, no? Che razza di trattamento mi può fare questo medico, no? Tanto per farvi capire la portata dei problemi. Allora, oppure se questa organizzazione è in grado, appunto, come è già successo, di dire ai mafiosi fagli una telefonata di avviso, no? A compagnia bella, come no? Mi è successo anni fa, oppure di venire a togliermi i freni dalla macchina, no? Perché succedono anche queste cose, no? Ci sono successe, ma sono cose che abbiamo toccato con mano, proprio perché ci si occupava di questa organizzazione. Ma questa organizzazione ha la capacità anche di costruire delle false bandiere, cioè di costruire sul territorio delle formazioni politiche. È importante, noi col tempo, con la formazione che abbiamo avuto grazie ai compagni del vecchio Partito Comunista, siamo stati educati a capire tramite la simbologia se questo partito è vicino alla classe operaia o a quale formazione ideologica è vicino. E vi faccio un esempio, no? Se uno guarda questa fotografia di Gianni Agnelli al congresso della Confindustria a Genova nel 1993, questo signore sta facendo un saluto che per i profani, diciamo, usando un termine massonico, no? Per chi non conosce la cosa, sembra un compagno che sta facendo un saluto. Ebbene, questa è la dimostrazione che si può trarre, no? Le persone in inganno. E l'inganno è la cosa più importante che c'è nella società capitalistica. E l'inganno ha costruito questi uomini, questo è un saluto massonico, perché questo, lui saluta in questo modo, questa è la livella, uno dei simboli, la livella è uno strumento del lavoro, quindi lui, parlando alla Confindustria, segnala che bisogna lavorare in una certa direzione in modo unitario. I comunisti, difatti in polemica anche simbolicamente con la massoneria, quindi col vero partito, no? Dei capitalisti, hanno ribaltato il saluto, braccio dritto, pugno chiuso, l'unità della classe del proletariato, di qui l'unità della borghesia e di qua c'è l'unità del proletariato. Quindi abbiamo spiegato anche simbolicamente come è importante stare attenti a certe cose. Bene, sono sorti in Italia, grazie a questi uomini, che hanno finanziato fior fior di movimenti proprio per creare il massimo di confusione possibile, e questa cosa l'hanno fatta partendo soprattutto da un'esigenza giovanile, no? Che era nata di cambiare la società. Bene, costoro che hanno delle grosse possibilità economiche, quindi possibilità di finanziare apparati, uomini, hanno organicamente lavorato per modificare il percorso che aveva preso il movimento giovanile, il famoso 68. Bene, dentro quel periodo storico, organizzazioni come Lotta Continua, Potere Operaio, Il Manifesto, e nel libro ci sono citati
i finanziamenti. Questo è tutto materiale tratto dal lavoro delle commissioni stragi, delle commissioni antimafia, delle varie commissioni, che però chissà perché, no? Dopo la fine del PC di queste cose non si può parlare, no? Visto che sono documenti. E che cosa è successo? Hanno finanziato pesantemente questi movimenti, ma con fior fior di miliardi. Il manifesto è stato finanziato, che adesso non è più quello di allora, è cambiato perché la Rossanda e questi sono andati via, no? Sono stati finanziati, vado a memoria che faccio prima, sì, dalla Gulf Petroli. Di allora o quello di ora? Quello di allora. No, quello di allora, e poi questo qui, adesso è mutato, c'è già tra cosa, però ci sono sempre i soliti problemi. Dalla Gulf Petroli, dalla Pirelli, dalla Lane Rossi, che allora era un'industria che faceva tessuti, dalla Fiat, poi alla fine della fiera, dal gotha del potere di allora, petrolieri, no, costruttori di auto e finanzieri, industriali vari. La stessa cosa è successa, eccolo qui. Sì, allora dice. E poi in quale banca mettevi i soldi, il manifesto, i soldi che riceveva, su quale banca, su quale conto corrente andavano? I finanziamenti arrivavano sul conto corrente 41000628 del Banco di Sicilia, agenzia numero 1, intestato a Rocco Ventre. Per capire che ruolo ha svolto il Banco di Sicilia nel nostro paese basta ricordare cosa disse in proposito Michele Sindona quando il giornalista, Michele Sindona era il bancarottiere famoso legato alla mafia, massone, no? Dice Sindona quando il giornalista del New York Times, Nick Toskes, gli chiese poco prima della misteriosa morte del banchiere quali sono le banche usate dalla mafia. Sindona rispose: in Sicilia il Banco di Sicilia, a volte a Milano una piccola banca di Piazza dei Mercanti che era la banca Rasini, legata a Giulio Andreotti tramite uno dei suoi fondatori, Giuseppe Azzaretto. In questa banca lavorava Luigi Berlusconi, il padre di Silvio, difatti poi diventò la banca di Silvio Berlusconi. Allora, il problema è, cavoli ragazzi, e questo modo di procedere, ma poi ci fu la Feltrinelli, l'ENI, la Montedison, l'Associazione Industriale di Brescia, questi erano i finanziatori del manifesto. E così la stessa cosa era per Lotta Continua, e qui riportiamo tutte le voci in merito. Perché hanno costruito questi movimenti? L'operazione che si doveva fare era usare la componente liberale all'interno per frenare le spinte, no, del movimento che il PC raccoglieva, e dall'altro versante un ipercriticismo a sinistra che con questo effetto a tenaglia praticamente strangolarono. È chiaro che questi soggetti che hanno fatto politica in modo dirigenziale in queste realtà di movimento, oggi dove li troviamo? Paolo Mieli viene da Potere Operaio, e vedete, lo vedete in televisione, no? A dirigere, tutta, monopolizza la storia di Rai 3. Riotta si occupa anche lui di storia, no? È stato direttore del Sole 24 Ore, Corriere, di Rai 1, e viene dal manifesto. La Lucia Annunziata viene dal manifesto, no? E guarda un po' che cosa dirige. Fa parte dell'Aspen Institute, uno dei massimi organi massonici, legatissimo, l'organizzazione a cui è molto legato a Napolitano. Poi l'altro, Paolo Liguori, viene da Lotta Continua, è il coso. E infine questo, no? Sì. Tony Capuozzo è quello che fa terra sempre per Mediaset. Michele Santoro, anche lui viene dall'Unione dei Comunisti Marxisti Leninisti, no? Che guarda caso dirige una trasmissione televisiva. Mughini viene da Lotta Continua, eppure lui lì. Insomma, ce n'è una quantità industriale di coloro che hanno fatto parte dei vertici di questi movimenti, che sono tutti nei media. È ovvio che sono andati a finire nei media, no? Gad Lerner, no? Un altro, no? Allora uno dice, ma è un caso? No, perché in gioventù hanno saputo
e hanno dimostrato a chi di dovere che sanno gestire le masse, le sanno condizionare e portare a spasso, dico io. Quindi con costoro alla sinistra del Partito Comunista e gli amendoliani napolitano dentro il Partito Comunista, congiuntamente a un altro settore che si veniva a rimpolpare dentro il Partito Comunista, che era pericoloso quanto gli altri, che era la componente, diciamo, che si agganciava alla revisione che era in corso nell'ex Unione Sovietica, no? Che ha portato poi al potere Khrushchev, Brezhnev e quant'altro, fino a Gorbaciov. Bene, costoro congiuntamente lavoravano tutti contro la progettualità del movimento comunista, e quindi tutti i politici che hanno fatto riferimento o all'URSS degenerata, ai movimenti extraparlamentari o al pensiero liberale, avevano una strategia convergente che era quella di far sparire i partiti comunisti in Occidente, e soprattutto il partito più pericoloso che c'era in Occidente, che era il Partito Comunista. E lo dicono espressamente i servizi segreti atlantici. C'è un passaggio di un capostazione, un capostazione americano che si chiama Duane Clarice, che era l'uomo di contatto con la P2 per conto dei servizi segreti americani, che lui ha elaborato un progetto che in tre tappe avrebbe reso il Partito Comunista un partito praticamente laburista, socialdemocratico, insomma un partito non più comunista. E noi facciamo un po' riferimento a queste tre tappe, che cosa potrebbero, cioè quale percorso possono aver preso, quali soggetti avrebbe preso di mira. E ho fatto un po' il conto, ho detto, eliminazione di Enrico Berlinguer, estromissione di Natta e l'arrivo di Occhetto, sono i tre momenti, no, clou per cui si trasforma il Partito Comunista, e si fa in tre tappe. E questo piano viene ulteriormente ribadito da un articolo uscito sull'Unità nel 1980, un articolo che allarmava i compagni della vigilanza del Partito Comunista in particolare, di cui io modestamente ho fatto anche parte, per, no, diciamo, e che cosa diceva questo articolo? Diceva che c'era un progetto della massoneria per trasformare il Partito Comunista in una prospettiva di